Russell libero. Libero di cosa poi? Signor Fredrickson! Ci siamo riusciti, Ellie. La nostra casa è alle cascate paradiso. E Kevin allora? Oh. Ah, ho capito, libero di che? Lo sapevo, porca troia. Russell! Russell, dove stai andando? No, cazzo, vai! Kevin, anche senza di lei! No, Russell, no! Russell, no, cazzo, vai, Russell! Preoccuparti, Russell, torno subito! Cos'è? Ah, il cane, giusto! Doug! Mi ero nascosto sotto la tua veranda perché ti voglio bene. Posso rimanere? Stai un po' fermo. Beh, sei il mio cane, giusto? E io sono il tuo padrone. Sei il mio padrone? Oh, che bello, oh, che bello! Annaia. E via! Che dobbiamo fare ora? Manza ha catturato Russell. Tu sai come si entra in questo coso? Oh sì, lo so. Sì, come fa a stare ferma quella casa? Non è legata neanche a nulla, poi. Stiamo volando i cieli dell'avventura. Ok, cane e nonno. Oh, oh. Doug salta più lontano di Carl, avrei bisogno delle sue abilità. Grazie. Non ci avevo pensato. E allora andiamo. Forza, Dougie. Che abilità c'hai? No, Doug non ha nulla. Seguimi, nuovo padrone. Tra l'altro abbiamo solamente i come si chiama? Le fotografie da sbloccare. Vai, 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 vai. A questo giro. No, e non ci credo. Corri, Doug. Prego, seguimi. Ecco qua. Dai, andiamo, andiamo. Ma poi come fa sto cane ad andare così veloce? Che è tutto cicciotto anche lui. Sai che per un attimo credevo che le fotografie, magari una la trovi qua sotto, però mi sa di no, sai? Dai, sbloccati. Ecco qua e andiamo. Seguimi. Vai, nonno. Ma fotografie davvero? Non ne vedo. Ah, oh, aspetta. Bene. Oddio mio, per un attimo ho pensato saremmo caduti. Tac. Seguimi, nuovo padrone. Ecco fatto. Fotografia? No. Ah, i frutti. Ok, ah, aspetta. Non lo so, aspetta. Non ho ben compreso che devo fare. Che vuoi da me? Che devo fare? Avanti. Ho capito, avanti. Ah, ok, è solo da shakerare in ca... Ma va a cagare. Pensavo di doverlo spostare da qualche parte, eh? E io che mi pensavo chissà cosa. Prego, seguimi. Ma no, e dai, Carl, porca di quella miseria. Non fare di testa tua. Giusto. Bene. Mi ero dimenticato che Doug salta più lontano. Per un attimo ho pensato si sarebbe aggrappato alla... Ok. Stavo dicendo, per un attimo ho pensato si sarebbe aggrappato alla... Ah, come si chiama? Vai, 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 prendi, 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 prendi l'uccello. Preso. Fammi solo vedere, Doug le prende le fotografie? No, sempre solo noi. Quindi se ne vediamo un paio, dobbiamo scendere, cioè dobbiamo andare noi a prendercela. Ecco, appunto. Che bellissimo dettaglio, Doug può scendere come vuole. Lui invece piano piano dalla scaletta, perché sennò si spezza le ossa, giustamente. Allora, c'è qualcosa qui? No. Quindi, però ti devi muovere, nonno, dai.
Va bene tutto, però non è che posso aspettarti all'infinito. Comunque ho deciso di andare con Doug per il semplice fatto che, bene o male, lui può farcela a farsi ste cose da solo. Però per esempio, esatto, oh, giusto, stavo per dire, sta pedana qua, mi sa che l'intelligenza artificiale non è così intelligenzosa. Andiamo. Ok, colpa mia, ho switchato il, come si dice, il personaggio troppo presto. Ecco qui, dai. E via. No, colpa mia, ho saltato, stavo bagnoppando. Forza Carl. Vediamo, credo ce la possiamo fare da solo, forse. No, mi serve anche il cane. Sto bene. E via allora. Continua a stare bene, spostando sta cesta incredibile. Ecco qua. E via, si scende. Ton 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 ton. Oh, Donkey Kong, quindi sto livello. Seguimi, nuovo padrone. Donkey Kong, corri. Corri, nonno. Bene. Bene, mica tanto. Corri, che sei rimasto indietro. Il cane è troppo veloce per noi. No, dai, sono morto per la caduta troppo alta, non ci voglio credere. Vabbè. Effettivamente è la prima volta che crepiamo per via della caduta, eh. Vabbè. Tac, tac e tac. Giustamente io avevo detto che Carl è vecchio, una caduta del genere non l'avrebbe potuta sopportare, per carità, però non me l'aspettavo neanche. Spostati. Fammi solo vedere se... Ok, è crollato tutto. Per un attimo ci ho sperato che tipo mi trovasse una fotografia dall'altra parte. Allora, come dobbiamo... Esatto, sto dicendo. Come dobbiamo fare? Di qua. Vai, Carl. Vai a prendere la fotografia. Due fotografie in una sola zona. Allora, facciamo... Guarda cosa ho trovato. Facciamo così, visto che le fotografie le... Oh cavolo, non ci arrivi? Allora facciamo così, dicevo. Andiamo a prendere l'uccellino qui. Dai, Carl. Prendi la fotografia. Molla. Molla la fotografia. Ed è andata, perfetto. Quanto siamo? 4 su 8. E via. Dai, come ci fa a essere un tucano là sopra? Ma scusami. Allora, fammi vedere come ci arriviamo là sopra, però. Il mio istinto mi dice di salire da qualche parte, ma non so bene dove. Cioè, prendi. Preso. Ok, ma poi come ci sono arrivate le fotografie qua? Io capisco in giro per le cascate di paradiso. E vabbè, è un gioco, sì, dobbiamo anche prenderli sta zona. Ma come ci sono arrivate qui, di storia? Ah, giusto, sto dicendo che... Dunque, dobbiamo spostare la cesta. Oh, ah no, sai che forse... come... Avanti. Ah, la sposta... La sposta... Bene. Levati, per favore. La sposta il cane. Giusto, giusto. No, Doug. Da questa parte. Vabbè. Di qua. No, troppo. E di qua. A posto. Forza, andiamo. Ui, ui, calmo. Ho saltato troppo. Eccoci qua. Ma nonno cagnotto può... Ah, ho capito adesso il livello. Dobbiamo spostarlo con noi sopra. Ah, d'accordo. È un cane di servizio in pratica, Doug. Dai, ma porca.
dai, Doug, però. Maledizione. Seguimi. Seguimi. Donna mia. Comandi di gioco, però. Ecco qua. Andata. Abbiamo perso delle fotografie, probabilmente. Lei non potrà impedirmi di salvare Kelly. Sono venuto a salvare te e a trovare Kelly. Ora torna alla casa, è troppo pericoloso qui. Ma non posso! La mia missione è salvare Kelly. Ma va a cagare. Sì, sicuramente le fotografie mancate le abbiamo mancate nella parte principale. Minchia, 3 minuti.